Sì, ma i miei collaboratori lavorano bene, devo dire, lavorano a merito a Bravo, De mister, Paul, no. bravo, De Paul, ti do io, De Bravo. Alla fine di un bel bravo quella palla che ti ha dato lì Danilo. A parte gli scherzi. No, sono stati bravi i miei collaboratori perché abbiamo deciso di fare questo tipo e loro sono applicati bene, i ragazzi hanno saputo bene, poi deve venire tutto perfetto, oggi è venuto abbastanza bene, mi ha sfruttato quelle che erano le nostre idee. Sfruttando quelle che erano le situazioni di palla nativa con cui il Pescara si approcciava. Ovviamente poi c'è stata una partita in cui l'Udinese ha tenuto botta ai primi minuti, il loro entusiasmo è stato un inizio comunque non semplice, il campo era anche caldo, poi l'ha gestita bene una volta passata in Sì. vantaggio. No, è complicata perché vincere, cioè, tutti, bisogna andare a vincere. Cioè, io riesco a malapena a capire, una squadra difficilmente va in campo per perdere, cioè, questo mi sembra un paradosso, no? Quindi in campo però vincere è difficile perché Pescara si giocava, poi è rimasto invariato il tetto, poi si giocava a gran parte, oggi se Pescara vince va a 4 punti, va a 4 punti va a 7 punti dall'Empoli, scontri diretti eccetera, sai, rientra, no? Quindi non era facile venire qua e fare partita, fare 3 gol, avere anche le occasioni, e poi quello che abbiamo fatto loro l'abbiamo concesso noi. Non abbiamo costruito niente, abbiamo regalato i palloni, quindi un po' di tensione. Sono detto che Serino ha fatto di nuovo 65 minuti bene, ha fatto gol importante, e comunque una spina nel fianco per gli avversari, perché quando comunque è un giocatore che ha delle qualità importanti. Con lui ha fatto molto bene anche Janko, che ha fatto il terzo gol, ha sbagliato un quarto, uno contro uno. Quando pensa a parte, continua a visione, quando le punte fanno gol, tu vinci le partite. Assolutamente sì, l'ultima domanda è proprio su Yankto, perché paradossalmente è uscito Fofana 95, che era un po' l'elemento più in vista del centrocampo, le chiavi, per così dire, se le è prese Yankto 96 e ha fatto subito una grande prestazione, come aveva già fatto in precedenza. Vabbè, no, io spero che rimanesse anche il Fofana, per dire la verità, personalmente, perché stava facendo molto bene, mi dispiace che sia fatto male, perché domenica con la Juve è stata una delle partite tatticamente dove lui ha giocato meglio, quindi stava imparando a stare in campo, e per lui è importante, al di là delle situazioni tecniche o di fisicità, anche per stare in campo. Mi dispiace, però insomma, i ragazzi adesso danno tutto quello che possono, è una partita complicata che noi abbiamo vinto con merito poi alla fine.